Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: Vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se no per mezzo di me. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Credo che tra le ferite più profonde che una persona possa vivere c'è quella dell'abbandono. La sensazione che prova una persona ferita nell'abbandono è quella di non sentirsi mai a proprio agio, di sentirsi sbagliata, di sentirsi di troppo. Per questo non c'è mai pace, non c'è mai quiete. Da un momento all'altro potrebbe risuccedere e così rischia di passare un'intera vita sulla difensiva. Gesù è colui che più di tutti gli altri risana da questo tipo di dolore, ma la guarigione passa anche attraverso un'assenza necessaria. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io, e del luogo dove io vado voi conoscete la via. Ed è proprio qui che il più concreto e bisognoso di concretezza dei discepoli, Tommaso, fa una domanda decisiva. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È la relazione con Cristo la strada che ci riporta a casa. È lui la via che dobbiamo percorrere, ma questa relazione si gioca su due registri, quello della presenza e quello dell'assenza. C'è una relazione che va coltivata anche nell'assenza. Si vuol bene a qualcuno anche quando non c'è, non è a portata di mano, non lo si sente e vede. Anzi, è proprio in quei momenti che la relazione con quel qualcuno che si ama si rafforza. Se invece l'assenza e la lontananza fanno smettere l'amore, allora non c'era amore. L'amore è fiducia nell'altro sempre, è fiducia nella sua presenza che ci rassicura, ma è fiducia anche nella sua assenza che ci costringe a domandarci se il nostro amore è più grande di una distanza o di una semplice rassicurazione. Bisogna fidarsi di Gesù, soprattutto quando sembra non esserci. È la memoria di quello che ci ha detto che ci guida in certi momenti.